Cadavere mutilato, due egiziani indagati per omicidio. I carabinieri hanno fermato due persone ritenute responsabili dell'omicidio di Abdal Mahmoud Sayed Mohamed, 19enne, il cui corpo è stato trovato nelle acque di Santa Margherita Ligure lunedì scorso. Si tratta di due uomini di origine egiziana, gestori di barberie a Genova e a Chiavari. Mahmoud Abdallah, il giovane egiziano di 19 anni il cui corpo mutilato è stato trovato in mare davanti a Santa Margherita Ligure il 24 luglio scorso, sarebbe stato ucciso dopo una lite con il suo datore di lavoro, scatenata dal fatto che il ragazzo voleva lasciare il negozio di barbiere di Chiavari per lavorare in un altro esercizio commerciale. E questa la svolta drammatica del giallo che ha tenuto con il fiato sospeso il Tiguglio. Mahmoud era stato rinvenuto sulla spiaggia senza mani e senza testa. A chiarire i contorni della vicenda sono le motivazioni del fermo per omicidio volontario aggravato e soppressione di cadavere nei confronti di Abdel Bahah Ahmed Gamal Kamel, detto Bob, egiziano di 26 anni, residente a Genova, e di Mohamed Ali Abdelghani Ali, detto Tito, egiziano di 27 anni e residente a Chiavari. Secondo quanto si è appreso, i due avrebbero ucciso il giovane con un punteruolo spaccandogli il cuore. Poi avrebbero messo il cadavere in una valigia e dopo averlo trasportato da Genova a Chiavari in taxi, ne avrebbero smembrato il cadavere in spiaggia tagliando prima la testa e poi le mani. Subito dopo hanno gettato i resti in mare. Durante i rispettivi interrogatori, Bob e Tito hanno ammesso l'accaduto e si sono accusati l'un l'altro dello smembramento del cadavere. Qualche giorno fa i dipendenti dello stabilimento Ilex di San Piero di Canne a Chiavari erano scesi in sciopero contro il rifiuto dell'azienda di prorogare l'accensione dell'aria condizionata dopo le 19. Successivamente si sono incontrati sindacati e direzione aziendale. La decisione comune è stata quella di riaprire il dialogo. Valuteremo insieme le condizioni, se emergeranno delle necessità saremo disponibili a modificare i criteri e la pianificazione dell'impianto di condizionamento, oltre a valutare altre iniziative che potrebbero risultare utili allo scopo, ha affermato l'amministratore delegato di Ilex Italy Paolo Paiardi. Durante l'incontro sono stati anche condivisi i carichi di lavoro dei prossimi 12 mesi e la possibilità di nuove assunzioni entro la fine dell'anno. Sulla vicenda però dell'aria condizionata interviene anche Confindustria Genova, con una dichiarazione del presidente Umberto Risso. La difesa della salute dei lavoratori impegnati in attività a rischio a causa dell'emergenza caldo è un tema di primaria importanza per Confindustria Genova e il protocollo sottoscritto nei giorni scorsi in prefettura con INAIL, INPS, le istituzioni locali e le organizzazioni sindacali ne è la conferma, dice. Riguardo alla vicenda Ilex in particolare, l'azienda rappresenta da oggi un'eccellenza da questo punto di vista, non solo per i rilevanti investimenti nei nuovi impianti di condizionamento e raffrescamento, ma anche per le molte iniziative di welfare promosse per il personale in ottica di sostenibilità. Il comune di Rapallo anticipatamente chiude l'esperienza del bike sharing. È una sconfitta, la mobilità elettrica è il futuro, ma evidentemente oggi non siamo pronti, ha detto in una delle sue consuete dirette Facebook il sindaco Carlo Bagnasco. Il primo cittadino ha lamentato come i mezzi della ditta Ride Move vengono abbandonati sui marciapiedi e davanti ai portoni senza criterio. Ne abbiamo trovato anche una in autostrada, ha detto Bagnasco, spiegando che il rapporto con la ditta verrà interrotto nei primi mesi di agosto. Sul servizio bike sharing interviene anche il gruppo consigliare di minoranza Progetto Santa Insieme. Abbiamo appreso che il comune di Rapallo lo interromperà, dice il gruppo. Una scelta coraggiosa, determinata dal fatto che gli utenti lasciano le biciclette ovunque senza la minima disciplina e senza curarsi del disagio creato. Lo vediamo quotidianamente anche a Santa Margherita Ligure e ce ne siamo più volte lamentati. Però il bike sharing è il futuro.
limitare le macchine nelle città utilizzando una mobilità sostenibile, quanto più possibile green, è la strada da percorrere. Perciò siamo contrari a sospendere un servizio che funziona senza provare a educare l'utenza ponendo regole chiare e precise, magari mettendo punti di parcheggio dedicati ai mezzi e intervenendo con sanzioni laddove queste regole non venissero rispettate. Singolare intervento quello eseguito sabato sera dai vigili del fuoco del distaccamento di Chiavari. Dalla chiamata ricevuta dalla centrale operativa sembrava infatti che un'abitazione fosse in fiamme in corso Dante. Giunti sul posto, però, a bruciare era soltanto un vaso sul balcone. Una volta eseguito lo spegnimento dal sesto piano al quinto tramite la tubazione, per la verifica puntuale, un pompiere è stato calato sul bancone per controllare anche l'appartamento. Per poterlo far uscire dall'abitazione si è utilizzato un pezzo di scala come passerella. L'autoscala non riusciva ad operare, però. Ignote le fonti di innesco del vaso. Il comune di Recco affiderà in comodato gratuito ai cittadini diversi terreni abbandonati di sua proprietà in località Treganega, nei quali poter realizzare orti urbani. L'amministrazione comunale ha approvato infatti la delibera che individua complessivamente quattro terreni, di cui due con ruderi all'interno, per un totale di superficie di 4.600 metri quadrati. I terreni sono attualmente inutilizzati, dice il sindaco della cittadina del Golfo Paradiso Carlo Gandolfo. Intendiamo in questo modo valorizzare il patrimonio comunale e stimolare iniziative che abbiano un vantaggio di tipo sociale. Tra le clausole, i privati che avranno in concessione il terreno per 5 anni dovranno farsi carico di pulizia, manutenzione e decoro. Gli uffici comunali provvederanno presto all'emanazione dell'avviso per manifestazione di interesse. Tutto pronto per la decima edizione del Festival della Comunicazione, che si svolgerà da giovedì 7 a domenica 10 settembre a Camogli. E sarà dedicata al tema della memoria, con oltre 100 incontri tra lezioni, spettacoli, dialoghi, laboratori, escursioni e incontri con gli autori. Tra i tanti ospiti, Rosario Fiorello, Alessandro Barbero, Licia Troisi e il premio Comunicazione 2023 Neri Marco Re. Online su www.festivalcomunicazione.it è disponibile il programma completo dell'edizione di quest'anno. Tutti gli eventi sono come sempre gratuiti e sarà possibile prenotare il posto agli incontri tramite il sito internet del festival a partire da mezzogiorno di lunedì 28 agosto. Intanto è stato un successo, con grande partecipazione di pubblico, l'anteprima di luglio con la rassegna Parole e Voci sul Mare. Signori e signori, Frau und Herren, Mesdames et Messieurs, benvenuti, welcome, willkommen alla nona edizione di Fontana Buona Senza Frontiere 2023. 23. Via! E ci siamo, la finalissima, la grande finalissima! Prendono il primo pezzo e lo danno. E il primo pezzo, Ede Ciccagna, è già partita la grande, Benorero, Benelumarzo, Ciccagna, via tutti gli altri. Cade in acqua il concorrente maschile e perde tempo. Partiti! E vediamo chi comincia alla grande. Io vedo Tribonia sul filo di lana insieme a Sori, segue San Colombano, Moconesi e per ultimo Favale Lorsica. Uscio a 5 palline e Orero a questo momento ne ha 5. Sori ne ha 3 se non sbaglio. Adesso arriva Tribonia con 3 palline. Lancio cominciano lungo. I primi lanci all'interno dei retini. Vediamo quale sarà la prima squadra. Prima pallina per Lavagna.
perché la mia faccia. Prima pallina per Orero. E con la loro con le loro tre palline. Bravi San Romano di Certienoli, che buttano nel cesto ben tre farfalle. Aia, uscio, gioca il jolly. Attenzione, quelli del secondo gruppo giocano finalmente il proprio jolly. Jolly, ah, ricordiamo. No, fermo. Un altro. Non solo uscio, ma se lo gioca anche Tribogna e se lo gioca anche San Colombano Certenoli. E Gabriele, era giusto che fosse così, perché se no sti jolly finivano, se li giocavano più. Praticamente la concorrente femminile carica con due bicchieri il secchio, il secco viene trasportato dall'altra parte della piscina, viene caricata l'acqua dentro la tuta del pescatore, il quale viene scaricato dentro un barile che a sua volta va a riempire le due taniche d'acqua. Ed io mi posiziono dietro per vedere quale sarà la prima squadra che, inversando il pescatore, arriverà dal bulacco alle taniche. Vediamo un po'. Vedete la tecnica del Mocconesi, che con molta calma rovescia il bulacco nella tanica, avendo cura di non sprecare neanche una goccia. Siamo a un minuto tempo, e mezzo a ma metà non sprecano gara. Non neanche una goccia. Un minuto e mezzo ancora da giocare per i nostri atleti. Presentiamo la squadra di Italia Gioca. Sono stati loro a portare i nostri portacolori, diciamo, in quel di Nola, settima edizione di Italia Gioca. Il risultato sportivo non è stato eccellente come le altre volte, però li vedete, hanno le maglie delle altre squadre, con ANCI di tutte le regioni si è scambiato un bellissimo rapporto con tutti i comuni italiani. Credo che vince lo sport, vince l'amicizia e vince questo spirito straordinario dei giochi. Vediamo qual è la prima squadra che arriva, che sia propinqua alle taniche. Ecco la Vagna che posiziona i primi quattro bicchieri d'acqua, li porta e sono alla prima alla concorrente grande, la quale ricarica con un mestolo. Quindi la difficoltà sta anche in questo: ricaricare il secchio con un mestolo e poi andare a riempire i propri serbatoi. Tattiche diverse, ma quasi tutte le squadre. Ecco adesso la volta del Mocconesi. Un minuto e mezzo. Col suo secchio. Siamo a metà gara. Devono sbrigarsi davanti al Mocconesi. 10, 9, 8, 7. Bravo il Mocconesi. 6, bravo il 5, Mocconesi. 4, via Lucio, 3, in Davagna, 2, anche in 1. Davagna. Stop, stop ai secchi. Vanno piano le regine, importante non cadere e agevolare il gioco dei compagni di squadra che devono centrare il cesto. Prima pallina per Orero, che chi se mette a ceve. Partiti, e invito tutte le squadre a tenersi già pronte per l'ultimo gioco. Direi che va bene il Sori, eh? Bene, vediamo quanto tempo ha trovato. Siamo al primo minuto di gara, mancano 120 secondi, 2 minuti. Dai, 120 secondi alla chiusura. Bene anche il Sori, alla grande il Sori. Arrivano delle secchiate d'acqua qui. Andiamo a controllare, vediamo l'acquedotto di Bargagli pieno d'acqua, così come quello di Mocconesi, anche quello di Cicagna. E non stai e Safaro e Impiru con Belindengo. Ah sì, alla tua. Alla tua, Gabriele. Dai, vediamo, poi facciamo il pronostico, ce lo diciamo nelle orecchie, vediamo se indoviniamo chi avrà vinto. 3,
2-1, vai! Sori! Si aggiudica questa edizione di Fontanarona senza frontiere 2023. E Gabriele, io direi, noi due andiamo a fare l'ultima corsa verso il pubblico, dai! Perché se lo meritano! Dai, ragazzi, andiamo noi due a salutare, a ringraziare la tifoseria. Ciao ragazzi, insieme agli amici dei Sori ci vediamo il prossimo anno. Siamo certi che ci sarete tutti, anzi sarete ancora di più. Ciao a tutti ragazzi.